Okay, so I'm going to introduce Luca in English and then we'll switch to Italian, and as I told you before. Luca is working at Nomisma in Bologna, which is one maybe the most important private company who is providing data for the real markets in Italy. And so we wanted him to be here to discuss about this data set, and he has been so kind to come. So he's going to speak about quadro congiunturale prospettive del mercato immobiliare italiano. So please. Thank you. Sorry, my English is not good enough. I prefer to do my speech in Italian. Sarà una presentazione descrittiva. Avete avuto una giornata molto tecnica. Io cerco di dare qualche elemento sulla situazione congiunturale, sulle prospettive del mercato alla luce di quella che è stata l'evoluzione storica, in particolare degli anni della crisi. Il mercato immobiliare sta faticosamente uscendo da un periodo di fortissima recessione, iniziato tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008, che ancora alla fine del 2013 dava dati negativi sia dal punto di vista dell'attività transattiva, quindi numero di compravendite, che dal punto di vista dei prezzi. Questa dinamica si sta lentamente, faticosamente modificando, e lo vedremo nel corso della presentazione. Ci sono alcuni elementi, alcuni fattori che spingono ad un miglioramento anche del mercato immobiliare. Il primo elemento di cambiamento rispetto alla situazione dell'ultimo quinquennio è di natura macroeconomica. I segnali che arrivano dall'economia sono di miglioramento ancora molto, molto contenuto, ma si è esaurita l'ultima fase recessiva e le prospettive per quanto riguarda il 2014 e il 2015, dal punto di vista della crescita economica, sono prospettive positive, di entità piuttosto esigua, ma comunque positive. Già questo è un elemento favorevole, uscendo da una doppia recessione di notevole durezza, soprattutto la seconda in termini di durata e la prima in termini di impatto a livello trimestrale. Ci sono indicatori anticipatori del ciclo che ci dicono che probabilmente abbiamo lasciato alle spalle, dal punto di vista economico, la fase peggiore e abbiamo agganciato una ripresa internazionale che altrove è più marcata e che in Italia si sta rivelando tutto sommato fragile, ma che comunque è in qualche modo avviata. È chiaro che sono anticipatori che andranno verificati alla luce dei dati reali e misurate le entità dei dati reali, e che non riguardano e non riguarderanno tutti i settori dell'economia. In particolare il settore delle costruzioni a tutt'oggi non evidenzia segnali di miglioramento, così come accade in altri settori, soprattutto nei settori che hanno una componente di apertura ai mercati esteri più marcata di quanto non abbia il mercato delle costruzioni. Per cui in un contesto in trasformazione, in miglioramento, ci saranno ancora comunque diversità in funzione dei settori e in funzione dell'apertura o meno delle imprese all'interno dei settori ai mercati internazionali. Le imprese che operano su mercati internazionali saranno quelle che più di altre, meglio di altre, sapranno intercettare la ripresa. Quale che sia la ripresa, si preannuncia un recupero dei livelli persi nella fase recessiva molto lento. La previsione che faceva il governo fino a qualche settimana fa di una crescita intorno allo 0,8%, che probabilmente verrà rivista al ribasso per quest'anno e dell'1,1% per l'anno prossimo, dovrebbe portare nelle stime del Fondo Monetario Internazionale a recuperare i livelli di PIL pro capite del 2007 solo a partire dal 2021-2022. Quindi siamo in una fase di miglioramento di contesto che ha favorevolmente influenzato le dinamiche del settore immobiliare degli ultimi mesi, ma il miglioramento di contesto è un miglioramento molto timido. Un elemento positivo in questa fase, soprattutto nella seconda parte del 2013, nei primi mesi del 2014, è
la maggiore attenzione con cui gli investitori stranieri guardano il mercato italiano. Questo è un elemento riconducibile ad alcuni fattori. Il primo fattore è legato alla situazione economica. Si percepisce una stabilizzazione di prospettiva, un miglioramento di prospettiva che in qualche modo aumenta l'interesse degli investitori internazionali per il mercato immobiliare italiano. Ovviamente da questo punto di vista anche la stabilità istituzionale è un elemento che in qualche modo tende a favorire l'attenzione degli investitori stranieri. E il cambiamento di atteggiamento degli investitori stranieri nei confronti del mercato italiano lo vediamo dall'incidenza delle transazioni, il mercato corporate, il mercato di immobili di grandi dimensioni, di grande rilevanza dal punto di vista tipologico e di dimensione della transazione, quindi si tratta di immobili cielo-terra a destinazione commerciale, terziaria, turistico-alberghiera. In questo settore il peso degli investimenti stranieri è passato dal 20-25% degli anni della crisi al 71% del 2013 ed è una percentuale che è figlia soprattutto degli andamenti del secondo semestre. Quindi da una parte c'è un miglioramento del contesto economico, un miglioramento di prospettiva per quanto fragile ma indiscutibile, dall'altra parte c'è un miglioramento di percezione da parte degli investitori e una maggiore attenzione per il mercato italiano. Lo vediamo anche da questa slide che dimostra come la componente che in qualche modo traina il mercato immobiliare corporate nel secondo semestre 2013 è di provenienza straniera, sono operatori globali che colgono opportunità in Italia alla luce del miglioramento di contesto economico, della stabilizzazione istituzionale e un riprezzamento che in qualche modo è intervenuto, porta ad una maggiore attenzione da parte degli investitori internazionali. Questa maggiore attenzione si traduce in una più marcata diversificazione sia tipologica che territoriale degli investimenti. Il mercato immobiliare italiano dal punto di vista degli investimenti corporate è sempre stato un mercato molto concentrato territorialmente su Roma e Milano e tipologicamente sul settore uffici. Con il ritorno di interesse da parte degli investitori stranieri si ha anche una maggiore diversificazione territoriale tipologica. Il settore commerciale acquisisce un maggiore peso nella componente di investimento straniera e quindi nel totale degli investimenti e anche dal punto di vista territoriale il peso di Milano e Roma rimane un peso molto rilevante, ma comunque c'è una maggiore attenzione e diversificazione territoriale, quindi si colgono opportunità al di là dei settori tradizionali, in particolare del settore uffici e delle localizzazioni tradizionali. Nonostante questo ritorno di interesse, questo miglioramento, il mercato rimane un mercato piccolo. Il mercato immobiliare corporate italiano complessivamente cubava 4,7 miliardi di euro nel 2013, in forte ripresa rispetto al 2012, ma stiamo parlando del 3,2% degli investimenti a livello continentale. Quindi un mercato che ha grandissime prospettive di crescita. Su queste prospettive di crescita ovviamente incidono fattori di natura esogena, quindi di contesto economico e istituzionale, ma incidono anche fattori di natura endogena relativi alla trasparenza e alla disponibilità di informazioni, di dati e di qualità di prodotto edilizio. Ecco, su due cose il mercato immobiliare italiano sconta un'arretratezza rispetto ad altri mercati. La prima è la trasparenza e quindi la disponibilità di informazioni e dati, e credo ne abbiate parlato lungamente nel convegno odierno. E il secondo elemento è una qualità edilizia che sia in linea con la qualità edilizia ricercata da investitori globali. Il processo di certificazione, di adozione di metriche internazionali passa attraverso un innalzamento della qualità edilizia. Chiedo scusa per l'interruzione, ma io non sono sicuro di capire esattamente cosa intendi per investimento immobiliare corporate. Sono acquisti effettuati da operatori nazionali e internazionali di immobili cielo-terra, blocchi direzionali, centri commerciali, alberghi. Ma solo immobili commerciali, non immobili? Solo immobili commerciali. Solo immobili commerciali, grazie. Prego.
E quindi dicevo, questo settore è un settore in graduale lenta ripresa, ma che rimane comunque esiguo e marginale nelle dinamiche continentali. Questo è semplicemente un estratto delle transazioni avvenute nella prima parte dell'anno, che serve ad identificare quali sono gli operatori che operano sul mercato italiano, quali sono le tipologie su cui sono avvenuti gli investimenti e qual è, più che la superficie, il prezzo complessivo, quindi il totale degli investimenti a livello di primo quarter, che cuba 1,2 miliardi di euro complessivamente, quindi tutto sommato in linea con i dati del 2013. Un ulteriore fattore ha inciso nelle dinamiche tutto sommato positive, soprattutto se viste alla luce dell'evoluzione nel periodo recessivo, è stato l'atteggiamento delle banche. Le banche hanno fortemente condizionato il settore immobiliare italiano nel corso della fase espansiva. Nel corso del 2006 sono stati erogati 63 miliardi di euro per mutui a famiglie. Con l'entrata in crisi del mercato immobiliare, con l'aumento delle sofferenze, quindi delle posizioni non più in bonis, il settore bancario ha incominciato ad avere un cambiamento di approccio nei confronti del settore immobiliare, a percepire una rischiosità che non aveva probabilmente correttamente dimensionato nella fase di crescita del mercato. Il settore finanziario italiano aveva probabilmente sovrafinanziato dal punto di vista della affidabilità dei prenditori, e questo sovrafinanziamento era stato fatto in funzione della disponibilità di garanzie immobiliari che al momento del bisogno avrebbero dovuto salvaguardare la capacità di ritorno del finanziatore. In realtà così non è stato, il mercato si è trasformato in un mercato in liquido. In Italia il recupero dei crediti deteriorati è un processo molto lungo, l'escussione delle garanzie immobiliari è un processo che dura anche più di 5 anni, e in un mercato che si è progressivamente ridotto la garanzia immobiliare non è stato un elemento necessariamente di salvaguardia. Queste considerazioni legate alle difficoltà dal punto di vista economico complessivo della prospettiva reddituale delle famiglie ha indotto le banche ad avere un atteggiamento improvvisamente selettivo e prudente nei confronti del settore immobiliare. Dai 63 miliardi del 2006 si è passati ai 21 miliardi erogati nel corso del 2013. Questo credo che rappresenti bene la selettività con cui le banche hanno gestito il processo allocativo, e la gestione del processo allocativo è da ricondurre all'aumento significativo delle sofferenze, sia per quanto riguarda il settore residenziale, anche se qui non abbiamo dati fortemente preoccupanti come in realtà abbiamo per il settore delle imprese, dove una parte significativa dei crediti è entrata in sofferenza nel corso degli ultimi anni. Difficoltà registrate sulle erogate, associate alle difficoltà prospettiche ed economiche delle famiglie, hanno indotto le banche ad avere un atteggiamento prudente. Questo atteggiamento prudente non è che sia venuto meno, si è parzialmente attenuato, tanto è vero che alcuni istituti bancari, in particolare i gruppi bancari maggiori, hanno in qualche modo ripreso un processo di finanziamento al settore immobiliare. Anche dal punto di vista della domanda di credito abbiamo probabilmente raggiunto il punto più basso. Il deterioramento del contesto si è in parte attenuato e questo porterà a una timida risalita dell'indice di richiesta di mutui. Nonostante il calo continuo della domanda di mutui, oggi in Italia ci sono circa 800.000 famiglie che si dicono disposte ad acquistare un'abitazione. Molte di queste famiglie, è chiaro, dipendono da condizioni di accesso al credito e da valori immobiliari non sempre garantite dall'offerta di credito e dal mercato immobiliare. Però dal punto di vista generale abbiamo un miglioramento sul versante della disponibilità creditizia e un lento ritorno di interesse sia della domanda di investimento che della domanda primaria verso il settore immobiliare. Quindi questi sono elementi che in qualche modo influenzano positivamente la prospettiva. Prospettiva che si caratterizza per una lenta ripresa del processo di erogazione che accompagnerà
il mercato nell'uscita dalla crisi. Vi dicevo dei 60 miliardi del 2006, 21 miliardi del 2013, non ritorneremo ai 60 miliardi, torneremo probabilmente verso quota 30 miliardi tra il 2015 e il 2016, questa è diciamo una quota di ritorno, di progressiva disponibilità del settore bancario a finanziare e sostenere il settore immobiliare, che in qualche modo consentirà di superare il punto negativo del mercato immobiliare. Questo è il numero di transazioni di unità abitative. Si è passati dalle 870.000 del 2006 alle 403.000 del 2013, quindi vedete c'è questa analogia, come logico, tra la dinamica delle transazioni e l'atteggiamento del credito, e questa lenta risalita confermata già dai dati di primo trimestre 2014, che dovrebbero irrobustirsi nel corso dell'anno e portare a un ritorno in quota 500.000, che è la quota coerente con la previsione che facciamo sulle grandezze finanziarie, quindi sui mutui concessi, di 30 miliardi di euro di cui vi dicevo prima. Dal punto di vista dell'evoluzione delle compravendite suddividendo il mercato residenziale dagli altri settori, non ci sono state negli anni significative differenze. Le difficoltà sono state difficoltà che hanno interessato il mercato immobiliare nel suo complesso, quindi senza significative variazioni a livello territoriale. C'è stata una maggiore penalizzazione per i mercati periferici, quindi i mercati dei comuni minori piuttosto che dei mercati principali, però stiamo parlando comunque di dati fortemente negativi. Il ridimensionamento nei comuni maggiori è nell'ordine del 40-50% dal punto di vista del numero delle transazioni. Siamo su dati prossimi al 60% per quanto riguarda i comuni minori. Il 60% è stato perso dal punto di picco, ovviamente non nell'ultimo anno, il punto di picco si colloca a seconda dei mercati tra il 2006 e il 2007, quindi dal punto più alto che corrisponde alle 870.000 transazioni del 2006 a livello globale italiano, la perdita è nell'ordine del 42% per le grandi aree urbane e decisamente superiore invece per quanto riguarda i comuni minori. Questo fenomeno di sgonfiamento del mercato immobiliare ha in qualche modo influenzato anche l'attività edilizia. L'attività edilizia, che aveva accompagnato la fase espansiva determinando una sovrapproduzione rispetto a quelle che poi si sono rivelate le capacità di assorbimento, ovviamente con un mercato un mercato immobiliare più rarefatto e con le difficoltà economiche delle imprese che abbiamo visto lato sofferenze, con le difficoltà economiche di contesto, si è ovviamente ridotta l'attività di nuovi cantieri e di nuove realizzazioni. Il mercato si è trasformato da un mercato che prevalentemente realizzava nuove abitazioni a un mercato che prevalentemente ripristina e interviene con operazioni di manutenzione straordinaria su abitazioni esistenti. Quindi questa è una trasformazione del mercato che io ritengo possa essere una trasformazione strutturale, perché è difficile che si ritorni a tassi di crescita, anche alla luce dell'invenduto che nel frattempo si è accumulato, dell'offerta edilizia analoghi a quelli che avevano caratterizzato gli anni espansivi del mercato immobiliare. Il patrimonio italiano è un patrimonio molto obsoleto e questo rafforza l'idea che il mercato della riqualificazione sarà il mercato prevalente per i prossimi anni. Lo vedete attraverso la segmentazione dello stock sia di abitazioni che edifici per epoca di costruzione. La percentuale costruita dopo il 1990 è inferiore al 20% dello stock complessivo, quindi c'è un problema di adeguamento qualitativo in termini di efficienza energetica, di tenuta sismica, che impone maggiore enfasi e maggiore attenzione alla riqualificazione piuttosto che alla nuova edilizia. C'è un tema complessivo di miglioramento della qualità edilizia, miglioramento della qualità edilizia che significa maggiore
probabilità di alienazione, quindi maggiore liquidità degli immobili. Se c'è una caratteristica che abbiamo registrato in questi anni è che in un mercato che va generalmente male o molto male, la componente che in qualche modo ha fatto registrare una performance migliore rispetto alla generalità del mercato è quella che ha caratteristiche in termini di efficienza e di qualità edilizia migliore. Questo è un elemento che in qualche modo rafforza ulteriormente la spinta del mercato verso una maggiore enfasi sulla riqualificazione rispetto alla nuova edilizia. Anche la domanda edilizia ovviamente è più sensibile rispetto a quanto non lo fosse in passato ai temi dell'efficienza e della qualità edilizia. Ovviamente è una rilevazione campionaria, per cui ci sono salti a livello territoriale. Non credo neanche che sia corretto dimensionare in questi termini la differenza tra una realtà e l'altra. Quello che si vuole rappresentare comunque una quota rilevante di domanda che si dimostra dimensionata ai termini dell'efficienza. Se noi potessimo vedere questa rappresentazione qualche anno fa, cosa che peraltro è stata da noi rilevata, ci renderemmo conto della differenza sostanziale che c'è nell'interesse della domanda immobiliare ai temi della qualità edilizia e dell'efficienza energetica. Questa è un'altra rappresentazione della, in qualche modo, della vetustà e dell'inefficienza energetica, che dimostra ancora una volta il tema della riqualificazione come driver del mercato dei prossimi anni. L'ultimo elemento importante per capire le ragioni di un ritorno di interesse degli investitori e della domanda verso il settore immobiliare, oltre ovviamente a un fabbisogno primario che è rappresentato dal bisogno di abitare della domanda del mercato residenziale, è rappresentato dall'evoluzione dei prezzi. Ancora nel 2013 e nel 2014 c'è stata una riduzione rispetto ai livelli di picco del mercato immobiliare. Stimiamo una flessione nell'ordine del 17-18%, con una anche in questo caso sostanziale omogeneità tra settori. Questo ridimensionamento in termini nominali, che in termini reali significa aggiungere una decina di punti rispetto ai valori nominali, ha in qualche modo avvicinato domanda-offerta. Quindi in un contesto economico che migliora, con un settore creditizio che non è tornato ad essere fortemente espansivo come lo era, ma è probabilmente meno selettivo rispetto a quanto non lo è stato nella fase critica, e con prezzi che si stanno ulteriormente riducendo, così stanno ricreando le condizioni perché il mercato possa lentamente e faticosamente ripartire. Questa è la stima che facciamo noi della riduzione dei prezzi. Nomisma rileva i dati semestralmente sui principali mercati urbani del paese, suddividendo le varie tipologie e le varie zone, e pubblica un osservatorio quadrimestrale, che è uno dei più antichi e che in qualche modo consente un monitoraggio. Le evidenze delle rilevazioni ci dicono che questa è l'entità della flessione. Probabilmente non è una flessione ancora sufficiente a garantire posizioni di equilibrio, ma comunque si sta riducendo il tasso di variazione progressivamente. La previsione che facciamo, ma la vedremo in chiusura, è di ulteriore flessione per quanto riguarda quest'anno e l'anno prossimo, e probabilmente il ritorno di un segno positivo in termini nominali a partire dal 2016. L'ultimissima riflessione riguarda una parte che è quella degli investimenti immobiliari e in particolare dei veicoli immobiliari. In questo caso la rappresentazione riguarda i fondi immobiliari. L'obiettivo di questa slide è quello di fare vedere che se la variazione del mercato al dettaglio era quella rappresentata in figura, quindi abitazioni, unità abitative, uffici di piccole dimensioni e negozi, il dato di flessione dal punto
di massimo del mercato, quindi sostanzialmente dalla fine del 2007 alla fine del 2013 era nell'ordine del 16-17%. Per quanto riguarda invece il valore degli attivi immobiliari, dei veicoli quotati e non, qui stiamo parlando dei veicoli, dei fondi immobiliari quotati, è stato anche in questo caso tutto sommato contenuto, anzi forse più contenuto di quanto non lo sia stato il mercato al dettaglio. Il mercato al dettaglio che è rilevato attraverso indagini campionarie sulle agenzie, in questo caso invece non si tratta di valori di transazioni ma valori di valutazione di esperti indipendenti che in qualche modo probabilmente hanno dato un'interpretazione più conservativa di quello che è il valore degli immobili, e questo comporta probabilmente un rischio di illiquidità soprattutto per i fondi immobiliari che si stanno approssimando a scadenza. Quindi a fronte di una flessione nell'ordine del 17% del mercato al dettaglio, il mercato che qui tendiamo a per semplicità a rappresentare come il mercato dei fondi immobiliari ha fatto registrare in media variazione nell'ordine dell'11-12%, che probabilmente sottodimensionano quella che è l'entità della variazione effettiva. Questo potrà essere un problema perché ci sono numerosi fondi immobiliari che arrivano a scadenza in questi mesi, in questi anni, in un mercato che si sta ampliando ma che rimane sostanzialmente piccolo, se abbiamo in mente i 4,5 miliardi di euro del mercato dello scorso anno, che saranno più o meno lo stesso mercato di quest'anno. Immaginiamo quanti devono essere i soggetti che per diverse ragioni hanno l'obbligo di dismettere, ci rendiamo conto che probabilmente si creerà una situazione di ulteriore illiquidità che in qualche modo è accentuata dal mancato riprezzamento che molti dei fondi immobiliari hanno operato nella gestione degli attivi. Quindi pur in un contesto che consente di individuare segnali di ottimismo rispetto alla dinamica complessiva, ci sono degli elementi di criticità che sono rappresentati dalla dimensione tutto sommato esigua e da una gestione conservativa dei valori immobiliari che ha probabilmente portato a un disallineamento rispetto alle capacità di spesa e all'interesse della domanda e degli investitori in particolare. L'ultimo elemento riguarda la quantità di vacancy, cioè di spazi sfitti. Queste statistiche sono riferite al mercato direzionale di Milano e Roma. Stiamo parlando di milioni di metri quadrati sfitti, con un tasso di vacancy che supera il 12,5% ed è in continua crescita nonostante si stia rallentando l'attività edilizia. C'è un fenomeno di riduzione degli spazi da parte delle imprese, di chiusura delle imprese, di razionalizzazione che mal si concilia con l'eccesso di produzione edilizia. Quindi è vero che ci sono segnali di miglioramento in un senso, ma sono segnali probabilmente troppo timidi rispetto alle esigenze che il mercato manifesta dal punto di vista di chi deve dismettere o locare. Oltre ad avere un patrimonio molto consistente già disponibile, c'è poi una pipeline significativa di interventi che fortunatamente è in uno stadio ancora embrionale a livello di idea progettuale, che quindi ci metterà un po' di tempo ad arrivare sul mercato anche alla luce del rallentamento con cui gli operatori stanno gestendo questa fase, proprio per cercare un allineamento rispetto alle capacità di assorbimento, che in qualche modo aggiunge elementi di incertezza e preoccupazione in un contesto di timido miglioramento. Il dato precedente era relativo a Milano, questo è il dato relativo a Roma, ma non ci sono differenze sostanziali. Le ultime due slide sono relative alle previsioni. Noi usiamo un modello econometrico che lega le variabili immobiliari all'andamento di alcune variabili macroeconomiche di settore, e questa è la risultante per quanto riguarda il 2014, il 2015 e il 2016, con quel ritorno al segno positivo a partire dal 2016. Dalle ultime rilevazioni utilizziamo anche un modello previsionale che si basa sulle indicazioni degli operatori e quindi elabora le indicazioni rispetto alle prospettive del mercato degli operatori immobiliari, che usiamo come antenne per rilevare i valori di transazione e per darci indicazioni rispetto alle prospettive.
e le indicazioni che emergono dagli operatori immobiliari sono generalmente peggiorative dal punto di vista della dinamica dei prezzi rispetto a quanto scaturisce dal modello econometrico, con una differenziazione tra tipologie e settori, con le abitazioni che dovrebbero fare leggermente meglio in quest'anno rispetto agli altri settori e con una particolare penalizzazione delle localizzazioni periferiche in tutti i comparti. Questa era una carrellata rispetto a quella che è stata l'evoluzione in questi anni e la prospettiva del mercato immobiliare a breve e medio termine. Vi ringrazio. Ok, ci sono domande o commenti? Piccola curiosità, tu adesso hai fatto vedere un quadro globale e poi ci hai dato dei dati su Roma e Milano che sembrano molto omogenei, non è sempre che Roma e Milano siano diverse o comunque anche Roma e Milano sembrano piuttosto uniformi. Le altre grandi città tipo Genova, Torino, Bologna sono in linea con questa cosa o c'è qualche outlier, qualche... La cosa abbastanza sorprendente è l'omogeneità con cui le dinamiche hanno interessato i diversi mercati, sia dal punto di vista delle quantità, e su questo abbiamo dati oggettivi, non è una questione di rilevazione, di scarsa affidabilità o trasparenza del mercato, abbiamo numeri di transazioni e se noi andiamo a vedere i dati che pubblica l'Agenzia delle Entrate, ex Agenzia del Territorio, ci rendiamo conto come le variazioni siano state tutto sommato analoghe tra grandi città, quindi non ci sono differenze territoriali significative e anche all'interno delle città non ci sono zone franche, c'è un andamento di mercato tutto sommato uniforme. Questo vale sia all'interno del settore residenziale che negli altri settori. La differenza c'è stata tra mercato del comune capoluogo e mercati della provincia. Ecco, da questo punto di vista c'è un peggioramento, una dinamica maggiormente negativa dei mercati minori che avevano risentito probabilmente alla fine della fase espansiva di uno spostamento di domanda dal mercato principale ai mercati periferici, in questo momento in qualche modo subiscono un drenaggio a favore nuovamente del comune capoluogo, per cui la performance del comune capoluogo è leggermente migliore, però tutto sommato la dinamica è una dinamica omogenea sia a livello di quantità che a livello di prezzi. Curiosità mia, ho visto le variazioni percentuali dei prezzi, ecco, una curiosità mia, su cosa sono basate, su quali prezzi? Sono i prezzi basati sulle transazioni, sono altri tipi di valutazione, eccetera? Questo è il punto nodale, cioè la qualità del dato in Italia. I nostri prezzi sono dati rilevati da agenzie immobiliari, ma non sulla base di un database di transazioni che abbia caratteristiche statistiche verificate, ma elaborazioni fatte dall'agente immobiliare a cui viene sottoposto un questionario strutturato in cui vengono chieste informazioni quantitative e qualitative sull'andamento dei prezzi suddiviso per zona e tipologia. Ah, okay. Quindi viene chiesto all'interno del semestre qual è stato il prezzo minimo e il prezzo medio per determinate localizzazioni e tipologie sulla base del transato. È chiaro che è un sistema che risente della numerosità, dell'affidabilità del risponditore, del criterio di campionamento. Quindi sono sostanzialmente private assessment, sono valutazioni private, che soggettive. Comunque, sì, soggettive, che dovrebbero essere però fondate. Sull'attività di transazione. L'ultima questione è se avete anche dati sull'andamento degli affitti e se si muovono, in che maniera si muovono rispetto all'andamento dei prezzi, cioè intendo qualitativamente nella stessa direzione, ma anche come in termini quantitativi, crescono, decrescono di più, di meno? Allora, abbiamo dati anche sul mercato locativo, che vengono rilevati allo stesso modo, per cui anche qui bisogna capire qual è la rappresentatività dell'agente immobiliare rispetto ai due segmenti di mercato. Non è detto che ci sia un presidio delle due componenti assolutamente analogo, anche perché c'è una quota di intermediato che è diversa tra mercato delle compravendite e mercato delle allocazioni. Rispetto ai nostri dati si evidenzia un'anticipazione in qualche modo della fase negativa lato canoni, quindi i canoni entrano in crisi prima dei prezzi e beneficiano di uno spostamento
che noi pensavamo avvenisse in maniera più consistente e anticipata di domanda dall'acquisto alla locazione, che invece è avvenuto, ma è avvenuto in maniera più contenuta a partire dal 2012. Quindi la dinamica dei canoni nell'ultimo biennio è una dinamica di stabilità rispetto a una dinamica ancora negativa dei prezzi, perché chi non ha avuto, chi non può avere accesso al mercato dell'acquisto, probabilmente si trasferisce temporaneamente in locazione, quindi questo determina un effetto diciamo positivo sulla componente canone. E anche dal punto di vista della numerosità, qui siamo ancora più indietro del numero di contratti. C'è un'unica rilevazione fatta dall'Agenzia delle Entrate relativa al 2012 di contratti stipulati, però non c'è assolutamente serie storica. C'era una volta la statistica che faceva il Ministero dell'Interno, che poi ha sospeso, per cui non abbiamo una statistica affidabile sul numero di contratti in Italia, figuriamoci sui canoni di locazione. Grazie. Sì, tre domande. Una è sulla fiscalità e sull'evasione. Cioè, nel senso, io non ho chiaro quanto sono profondi storicamente i vostri database. Mi sembra di capire che in generale il fenomeno dell'evasione, sia nella compravendita che nelle locazioni, sia piuttosto diminuito con una serie di interventi che sono stati fatti negli ultimi anni, ma sicuramente se si va agli anni 70, 80, 90... mi chiedo sempre quali sono le cifre che uno vede, che senso hanno, insomma, quindi volevo un commento su questo. La seconda cosa era, di nuovo ti chiedo un commento sull'impressione che io purtroppo, magari sbaglio, continuo a avere, questo se vuoi anche a microfoni spenti, visto che hai un ruolo importante, sul fatto che secondo me gli immobili in Italia sono ancora straordinariamente cari. Terza cosa è i giovani, cioè non mi sembra strano che col 40% di disoccupazione giovanile i prezzi delle case continuano ad andare giù e semmai vadano piatti gli affitti, anzi è un miracolo che vadano piatti gli affitti. È vero che in Italia le persone escono dalla famiglia intorno ai 35 anni, però è un po' un'aberrazione, cioè nel senso che qualcuno magari qualche volta vorrebbe uscire prima. Allora, nelle modelli di previsione c'è qualche elemento di questo tipo? Cioè, diciamo, proprio è chiaro che c'è una domanda quando tu vuoi creare un nucleo familiare che potrebbe essere importante. Aggiungo un commento che è l'ultima frase di Stefano. Infatti io ero molto curioso, tu hai fatto vedere una previsione di crescita del numero di acquisti che sono previsti per il 2014, 15 eccetera, e hai detto che sono in linea con le vostre previsioni sull'aumento del credito erogato dalle banche. Ora, che un modello econometrico riesca a prevedere questa inversione in maniera così evidente un po' mi insospettisce. In effetti mi chiedo se, collegandomi con quello che ha detto Stefano, voi non abbiate inserito nel vostro modello anche delle considerazioni di natura diversa, cioè indicatori di natura diversa che non sono strettamente econometrici. Non sono un econometrico, quindi vi chiedo scusa. Vado con ordine. Il primo tema è fiscalità. I nostri dati partono dall'88 e in teoria non dovrebbero essere inficiati dal tema fiscalità, perché quello che viene chiesto all'agente immobiliare, che dovrebbe essere a conoscenza del vero valore di transazione, è il valore effettivamente pattuito e pagato. Quindi dovrebbe essere superato il problema del valore di trascrizione che fino al 2006-2007 ha inficiato. Però è il nostro canale, non è detto che sia così. Cioè siamo portati a pensare che la gente abbia correttamente rappresentato l'effettivo valore pagato. Il secondo tema è, sono cari gli immobili? Sono d'accordo, cioè anch'io penso che ci sia ancora una sopravvalutazione che è evidente soprattutto se ci rendiamo conto di qual è la massa di immobili da alienare. C'è un eccesso di offerta che è, credo, sotto gli occhi di tutti e che continua ad essere gestito con logiche, dal mio punto di vista, sbagliate, di mantenimento di prezzi calcolati sulla base di costi di costruzione, di incidenze di area, di un mercato che non c'è più, cioè di un mercato che esprime oggi una capacità di prezzo completamente diversa. E mi ricollego alla domanda giovani, credo che sia stato fatto un errore di programmazione che non è stato solo un errore di programmazione quantitativo. Quello che si è costruito negli ultimi anni in Italia non ha tenuto
sufficientemente conto della composizione della domanda e delle capacità di spesa della domanda. Quindi siamo dipendenti da credito probabilmente perché continuiamo a avere in testa dei valori di acquisto, dei valori di uscita del processo edilizio del tutto incompatibili con le capacità reddituali della componente giovanile. Per cui, e non è solo la componente giovanile, è anche la componente di migrazione che esprime una voglia di accesso al mercato della casa, ma una capacità reddituale assolutamente contenuta. Che non negli ultimi 5-10 anni si può quantificare. E sull'ultimo faccio un commento io, perché non lo puoi fare tu, che forse se gli immobiliaristi sedevano un po' meno nei consigli di amministrazione delle banche italiane, la programmazione sullo sviluppo immobiliare di questo paese si faceva meglio. Questo mi associo tranquillamente, non ho problemi né reticenze. L'evasione è diminuita dal punto di vista dei prezzi dichiarati, sì, sicuramente per i provvedimenti legislativi che dicevi tu. Dal punto di vista della componente del mercato della locazione ho molte perplessità sulla riduzione dell'evasione. Credo che la cedolare secca non abbia dato i frutti sperati dal punto di vista dell'emersione dei contratti in nero. Credo che continuino ad arrivare segnali contraddittori dal punto di vista fiscale, non c'è una sufficiente incentivazione dal punto di vista dell'offerta rispetto a pratiche elusive, per cui dal punto di vista dei valori di acquisto senz'altro sì, non c'è dubbio che sia ridotta la componente di nero. Dal punto di vista dell'allocazione probabilmente leggermente si è ridotta, ma non in maniera sostanziale, e quindi rimane una quota e una fetta assolutamente rilevante. Sui modelli. I modelli dal punto di vista dei prezzi tengono in considerazione variabili quali l'andamento del PIL, i tassi di interesse, gli investimenti in costruzioni. Non metto la mano sul fuoco sulla bontà dei modelli, francamente, si sono dimostrati modelli incapaci di prevedere le rotture, quindi sono modelli che ti anticipano una tendenza, te la smussano, tendono a farti vedere un qualcosa che non è in grado di intercettare le ragioni profonde di eventuali cambiamenti, e questo riguarda i prezzi. Il modello che prevede l'andamento delle compravendite probabilmente non è neanche un modello, per cui è una cosa assolutamente rabberciata che cerca di dare, scusate la franchezza, ma quindi però possiamo dare disclosure ampissima su questo e fare vedere come facciamo, che non è quello che si dovrebbe fare, ma è in Italia purtroppo più o meno il meglio che si riesca a fare con i dati che si hanno a disposizione. Bene, grazie per la franchezza. Okay, so Franco, if you want to come here, let me thank all the speakers of the today's symposium. Many of them are here. And before giving the microphone to Franco, let me thank all the people who helped me and Franco these days, who are mainly the people from the Eventi Culturali staff, which are Andrea, Riccardo, and Elisa, Giselle and Marco, yes, which are not all here, but many thanks for the huge help. So I conclude thanking all the survivors, because it is not obvious to survive till this late hour of Friday, because remember, today is Friday, tomorrow is Saturday, so thank you to all of you, and thank you to Stefano for hosting this event here, and to the two speakers still in this room, and we hope to have another occasion, not in 10 years, but perhaps in 1 or 2 years, to meet here again, and I hope we are able to make some step forward in this problem. So,
Have a good evening here in Pisa.